In qualità di candidato sindaco, oggi ci siamo qua in un luogo dove effettivamente abbiamo ancora è visibile quello che è successo con l'alluvione della settimana di pochi giorni fa. Noi ci ritroviamo con dei danni veramente gravi, con un abbandono del territorio, abbiamo un dissesto idrogeologico non indifferente e nessuno fino ad oggi, dopo 10-15 giorni dal disastro, nessuno ci sta provvedendo. Noi siamo in un comune commissariato, le vicende storiche sono pubbliche a tutti, ma c'è una comunità che continua a vivere, continua ad andare avanti e ha bisogno di risposte serie. Io come candidato a sindaco al comune qua di Palazzo Adriano dico, metterò tutti gli impegni per far sì che in breve tempo si vada a recuperare e a salvare il salvabile. Il territorio è ancora fragile e non è che c'è stata quell'alluvione e vuol dire che è finito tutto, ma ci può essere qualche altra alluvione e quindi se non c'è scappato il morto qua a Palazzo Adriano, speriamo che non ci sia, ma con queste condizioni ci può anche essere. Quindi aiuto perché il territorio non è messo bene. Certo, alle candidature in campo auguriamo davvero un buon lavoro perché quello che li aspetta è un compito arduo. In Nicola Granà vedo la determinazione di un giovane che si è messo spesso in campo con una squadra di tantissimi ragazzi, imprenditori, giovanissimi, tutti animati a buona volontà, ai quali do un grande in bocca al lupo perché il compito che li aspetta è davvero arduo. Purtroppo ci stiamo incontrando in una situazione non bellissima. Dopo 15 giorni siamo stati totalmente dimenticati e la ringrazio per essere venuto e per constatare lei con i suoi occhi quello che sta accadendo. Io cosa le posso dire? Oggi con Nicola ci stiamo cercando di metterci in gioco, mettendo come l'anima, il cuore e tutte le capacità che potremmo avere. Le voglio dire una cosa, io qui ci ho giocato, ho vissuto tutta la mia giovinezza insieme ai ragazzi della mia età e voglio che i giovani di oggi ritornino qui a giocare col cuore, perché Palazzo Adriano vive da anime che mettono tutto quello che possono in campo.